mancavo. Allora, direi di recuperare il nostro scrittore. Vediamo se... Allora, vediamo se questo microfono funziona e regge. Perfetto. Tony Lavadio, grazie. Grazie a te, grazie, grazie a tutti per essere venuti, buonasera. Allora, grazie per l'invito. Preferisci... Scegli tu se la prima di casa. Questo è bello, questo balletto. Bello, bello, sì. È tutto... Questo può accidere, questo abbassiamo. Questo sarebbe più lontano, vero? Servirà qualcun altro dopo. Non è che siamo troppo vicini così. Ma anticorpo, aspetta. Questo è troppo forte, ora ci aiuta. Allora, io ho i miei appunti, però sono molto a braccio. Sì. Farmi domande difficili. No, no, faccio domande difficili e intanto grazie. Tony Lavadio arriva da Napoli, è arrivato oggi pomeriggio appositamente per noi, rimarrà chiaramente tutta la serata e rimarrà a dormire a Firenze. Nel caso qualcuno volesse, diciamo, hai detto il senso no, positivo, sì, sì. Ci acceleriamo un po', insomma, una cosa così. Rimaniamo qui, anche in realtà rimaniamo qui a fare l'aperitivo, quindi anzi approfitto per dirvi se avete voglia di rimanere con noi, siamo qua, insomma. Al chiuso, ahimè, ma insomma siamo qua. Quindi grazie perché insomma hai fatto un viaggio, domani farai il viaggio di ritorno, insomma sono contenta. Con Tony ci conosciamo credo dal 2013, sono qualche anno, perché ho avuto l'occasione di intanto di conoscerlo grazie a Ferruccio Spinetti e Alessio Lotti che me lo suggerirono per una rassegna di libri, ti ricordi? E in quell'occasione presentammo uno dei tuoi primi romanzi. No, con un chiodo nel muro, sì, che sì, era un romanzo molto interessante, quindi qualche anno fa. Poi ci siamo rivisti 2 anni fa, invece, al Porto del Vedere, perché secondo me la mia esperienza ci era piaciuta e quindi abbiamo fatto per l'estate fiorentina al Porto del Vedere, era sempre settembre, se non sbaglio. E c'era sempre Ferruccio. E c'era sempre Ferruccio, ma sempre sei che è il nostro trittico, diciamo. Santo e finalmente arriviamo al 2020, che è un anno, vabbè, non so, bellissimo. Bellissimo, bellissimo, perché questa sarà una serata che ci incontreremo. E perché? Perché a fine agosto, se non sbaglio il 27 agosto, è uscito il tuo ultimo romanzo, Il blu delle rose. E quindi noi l'abbiamo acchiappato subito, questa è praticamente, diciamo così, quasi la prima presentazione ufficiale. In realtà la prima vera l'ha fatta a Caserta, che è la sua città d'origine, però quando c'è un'anteprima. Quando ci siamo sentiti ho detto a Firenze non c'è impossibilità di essere con Pasolini. E io sono subito corso. Quindi grazie. Allora, Tony Lavadio è uno scrittore, sì, però è anche un grande attore, posso dirlo, hai lavorato con Sorrentino. Hai lavorato a Tordisi con Sorrentino, hai appena finito di girare e questa cosa mi ha sorpreso perché non pensavo che fossero riprese tante produzioni. Hai appena finito di girare un film a Napoli con Sergio Castellitto, Edoardo De Filippo e Natale Casabuchiello. Esatto. Ma un film per il cinema, per la televisione? Dunque è un film vero e proprio girato in termini cinematografici e andrà anche al cinema, però è prodotto dalla Rai e poi passerà anche in Rai. Quindi com'è andata? Tamponi tutti i giorni? Tamponi ogni settimana, vabbè, temperatura sempre, ogni volta che si muoveva al set, o se test sierologico prima, poi controlli costanti, diciamo, su tutti mascherine, eccetera. Ma noi attori eravamo gli unici del set a non dover portare la mascherina, quindi io tutto sommato me la sono risparmiata, non è stato male. Bene, quindi inizia il Blue Tour adesso. Inizia il Blue Tour. Sono veramente emozionato perché appunto è veramente un battesimo anche per me. Quindi unire due battesimi mi sembra una cosa bella. Allora, questo romanzo, quando ci siamo sentiti per parlarne, è un romanzo distopico. Già questa parola no, fa un po' paura, o comunque suona strana. Allora, distopico, che cos'è? È fantascienza?
Di solito il romanzo distopico è chiaramente ambientato nel futuro, un futuro che può essere più o meno vicino. È un romanzo che ha un messaggio da dare, l'autore sente l'urgenza di scrivere qualcosa per comunicare qualcosa e solitamente ha un tema centrale. Partiamo piano piano da qui e vediamo dove poi approdiamo. Sì, partiamo piano piano perché appunto intanto le questioni sul tavolo sono un po'. E intanto grazie, ringraziamo tante volte me, ma io ancora non te. E quindi invece grazie perché appunto cominciamo bene a Firenze, un posto che mi appartiene particolarmente, appunto chi conosce un po' la mia storia sa il mio legame con Firenze e quindi lo considero di buon auspicio. Il Blu delle Rose è un romanzo distopico? Sì, diciamo che a molti le librarie, adesso prima c'era la nostra amica, lo metterà negli scaffali dei distopici, anche se in realtà c'è una serie di componenti che lo rendono credo, abbastanza anomalo. Forse a metà strada tra la fantascienza e il distopico, in realtà per quanto mi riguarda i generi per me hanno un valore davvero relativo. E anche perché io li cambio continuamente. Sì, infatti parlavamo prima mentre mangiavamo qualcosa insieme. I tre romanzi che ho letto in tanti anni sono uno completamente diverso dall'altro. Sì, quello è però un problema di schizofrenia mio che sto cercando di risolvere. Secondo me è un valore aggiunto, insomma, la capacità di rinnovarsi ogni volta. Sì, io appunto ritengo che di fatto ci sia un genere, almeno per quanto mi riguarda, di base che contiene tutti gli altri, che potremmo definire, tornando a una definizione appunto forse legata a Firenze, umanesimo. Quello che mi interessa è la vita, soprattutto interiore, dei personaggi. Dove questa si svolge, in che modo viene raccontata, con quale forma architettonica questa viene presentata poi al lettore, è semplicemente un mezzo per fare in modo che questa umanità esca fuori nel migliore dei modi. In questo caso io ho ritenuto che non ci fosse altro modo per raccontare questa, appunto, questa urgenza, come dicevi tu, che io avevo, perché c'erano dei pensieri che mi frullavano in testa da troppo tempo e che ho ritenuto fosse il momento di affrontare, perché non era più rimandabile e curiosamente, non essendo più rimandabile, l'ho ambientato. 2047. Esatto, questo è ambientato, questa storia è ambientata nel 2047. Tu mi hai raccontato che hai cominciato in realtà a scriverla già nel 2019, anzi avevi terminato la prima stesura a settembre-ottobre del 2019. Sì. Poi però io nel romanzo leggo a un certo punto pandemia, Covid, e devo dire ho avuto un sussulto, perché davvero il primo romanzo, proprio con la R maiuscola, dove appare forse il termine Covid, perché sei stato tempestivo. Quindi cos'è successo? C'è stata anche una revisione durante l'immagine del lockdown? Sì, il romanzo era praticamente finito, quantomeno la prima stesura, e stavamo appunto lavorando sull'editing con la casa editrice ed è arrivato quello che conosciamo tutti, insomma, il lockdown. Mi è sembrato, essendo legato molto fortemente alla scienza, soprattutto agli scienziati, che fosse assolutamente necessario fare accenno in un romanzo che si svolge 27 anni dopo a un evento storico, così come si fa riferimento nel romanzo ad altri eventi storici già avvenuti. Siccome però io prima di scriverlo non li conoscevo ancora quelli che sarebbero successi dopo, ho ritenuto che fosse il caso di metterlo dentro, diciamo, a questa cornice. Curiosamente poi il romanzo non era tanto strano mettere questi accenni al Covid, anzi a un certo punto mi sono anche un po' impressionato perché c'erano cose in qualche modo già adombrate nel romanzo prima che accadesse. Per dare una base, diciamo, di conoscenza comune a chi non ha letto il libro, perché essendo uscito così da poco, che cosa fa il Blu delle Rose? Allora, come diceva Tony Vandadio, siamo nel 2047 e in un mondo che ha fatto anni prima, esattamente nel 2020, okay, una scoperta incredibile. Nella catena genetica di ogni essere umano è stato infatti individuato il cosiddetto gene C come criminale, perché gene considerato la causa dei comportamenti criminali delle persone. Quindi
Detto questo, quanto puoi spoilerare? No, no, spoiler, però una, no, chiaramente no, questo, non ci siamo, questo era, bisogna diciamo dirlo in qualche modo, perché è l'inizio del romanzo. A seguito di questa scoperta è stata varata nel 2020, mi prego di dirvi solo a dirlo, questa legge che si chiama legge Genesi, che obbliga tutte le future madri a sottoporre ad un test genetico il proprio feto. Simona, quando ho detto, beh Simona, Simona tutto ok? Tutto ok, sì, l'altro giorno mi ha detto no, no, io ho Genesi, no, negativa, negativa, ok, perfetto. Ecco, quindi un tema molto delicato, un tema anche rischioso per un autore, no? Sì, ritengo di sì. Io non faccio previsioni, curiosamente, prima di cominciare a scrivere un romanzo. È una motivazione che viene da altri pensieri e appunto un'emergenza nel mio caso di affrontare certe tematiche. Siccome ho degli interessi precisi nel raccontare le emozioni che passano dentro le persone, e qui c'erano una serie di contraddizioni interiori che mi interessava molto andare a indagare. Non ho trovato altra forma, avrei potuto, ho anche probabilmente pensato di cercare di scrivere un romanzo che ponesse meno interrogativi, che fosse un po' più accondiscendente con il lettore, un po' più in linea con quello che avevo scritto precedentemente, ma non ce l'ho proprio fatta, per cui non riesco a imitare me stesso, questo è il mio problema. Lo dicevo adesso, le contraddizioni, io sono molto interessato alle contraddizioni, questo è, credo, forse la sintesi, la leva di quasi tutta la mia scrittura. Mi piace andare a mettere proprio il pungolo dove le vedo, dove le scorgo, oppure dove vedo che c'è il rischio che arrivino. E queste contraddizioni, nel caso specifico, legate a una tematica di cui temo non ci libereremo mai, che è appunto quella della presenza all'interno di una società civile di persone che producono elementi di inciviltà, nel caso specifico estremo, quello della criminalità. E la cronaca purtroppo ce ne continua a parlare, insomma, quotidianamente, e in più tutto questo mi sembrava simbolicamente molto interessante, il fatto che fosse qualcosa che fosse già dentro di noi e che questo significasse sia sul piano metaforico che sul piano proprio reale, pratico, qualcosa che noi tutti comprendiamo. Il fatto di essere come siamo e in qualche modo dover al contrario diminuire o in qualche modo controllare quello che siamo è qualcosa che ci viene per noi assolutamente naturale. Abbiamo avuto un'educazione che ha indirizzato quello che siamo in una certa direzione, ma la nostra natura qual è? Ecco, questo era quello che mi interessava indagare. E mi interessava indagare a maggior ragione dal punto di vista femminile, questo forse è stato il rischio più grande, perché ho scritto un personaggio da maschio, ho scritto un personaggio protagonista che è femminile, perché questa sensibilità mi sembrava l'unica in grado di sostenere questo tipo di contraddizioni. Ho già in preludio un bacio c'era una considerazione abbastanza forte sul lato femminile che c'è nel maschio, e di come questo vada in qualche modo incoraggiato, perché abbiamo un debito, secondo me, storico e culturale nei confronti del genere femminile. Ma in questo caso diventava il punto interessante dove la contraddizione nasceva, e sia per le questioni che stavo appunto raccontando, su quello che siamo, su quello che dovremmo capire di noi stessi, sia sul fatto che la donna dà la vita, è lì che nasce poi tutto, letteralmente. Quindi lì mi interessava. Infatti la protagonista di questo film, questo è bello, perché forse capito, un attore, sei traviata. La protagonista di questa storia è Elisabetta Russo, è una scienziata, appunto, mi ha colpito da subito l'idea che tu avessi scelto appunto una protagonista femminile in un ruolo che spesso, no, poi è anche maschile, no? E anche lì ho fatto subito dei parallelismi, no, alla situazione che abbiamo in realtà vissuto in questi mesi, no? Tutti noi abbiamo visto la scienziata Laura Capua in televisione, no? Quindi
incredibile. Pure tu questo personaggio l'hai creato molto prima, no? Sì, sì, ho fatto questa associazione, sono autoimpressionato. Esatto, e quindi ti sei forse per la prima volta, perché nei romanzi precedenti i protagonisti erano sempre maschili, quindi calato nei panni, appunto, dicevi, di una donna. E tra l'altro trattando un tema molto, molto complesso. Tu sei partito dal Padre Nostro, ho sentito in un'intervista, e in particolare dal Padre Nostro, proprio dalla preghiera, diciamo così, dal liberaci dal male. Sì, io come buon testimoniale Ferruccio Spinetti, che è qui in prima fila, siamo stati educati entrambi in Salesiani di Caserta, e quindi abbiamo insomma una costruzione religiosa molto forte. Io in realtà, facendo un'autoanalisi dei miei pensieri fin da allora, mi sono sempre un po' interrogato su questa espressione che c'è nella preghiera, che chiaramente è un tema ampio, complesso, trattato da filosofi fin dal Medioevo fino ai giorni nostri. Cioè, appunto, quando diciamo liberaci dal male, a cosa ci stiamo riferendo? Cos'è sostanzialmente il male? Ce lo siamo mai chiesto? Io me lo sono sempre chiesto. Che cos'è il male? Quando io faccio un peccato, quello è il male. Quando da bambino ritenevo che fosse un peccato, ma anche semplicemente dire una parolaccia, quello è il male. E interrogandomi su questa questione, poi appunto la domanda successiva è: allora che cos'è il male? Bisogna vedere dove nasce, qual è la fonte del male. E allora le idee lì sono due: il male sta fuori di noi e eventualmente noi lo acquisiamo, ci viene dato, veniamo educati al male, veniamo spinti al male, oppure è qualcosa che abbiamo già detto, come nel caso del romanzo. E se lo abbiamo già dentro, in cosa consiste? Come viene sviluppato? Perché si sviluppa? È strano, no, pensare a liberarci dal male, cioè pensare che un Dio, se esiste, ci ha dato qualcosa, essendo colui che ha dato tutto, e ci ha dato anche qualcosa di cui dobbiamo liberarci, o addirittura noi preghiamo lui perché ci tolga una parte che lui stesso ci ha dato. Dentro queste riflessioni, che poi a un certo punto sono diventate troppo complesse, volevo che tutto questo diventasse narrazione, perché poi rimane il mio primo obiettivo, cioè che il romanzo non sia semplicemente uno scatolone dove butto dentro tutti i miei interrogativi. Prima di tutto deve essere un piacere per me, e la lettura per il lettore, per me, deve essere una persona che è eroticamente attratto da un romanzo. Allora, alla fine, la sostanza di tutto questo si può ridurre a come faccio a raccontare tutto questo mondo che sta animando i miei pensieri in un modo che sia avvincente, che sia magnetico, per chi dice. E tutto questo ha dato vita a questo personaggio centrale, a tutta una foresta, diciamo, un bosco di personaggi attorno a lei. Torno a quello che dicevi prima, sì, per la prima volta un personaggio femminile circondato da molti maschi. Normalmente era esattamente il contrario, cioè un personaggio maschile circondato da molte femmine, quello probabilmente era il mio inconscio che parlava invece di me. E per tornare alla scrittura, altra cosa che ho notato leggendoti è l'utilizzo del corsivo, di alcune frasi, di alcune righe in corsivo, e quindi un po' così per l'informazione. Mi sono chiesta, in realtà ho cercato di capire perché, in realtà questo corsivo corrisponde sempre o spesso ai pensieri dei personaggi, della protagonista, dei pensieri interiori, corrisponde a volte anche alla tua sottolineatura di un tema, di un pensiero, di una riflessione che tu vuoi porre al lettore, punto interrogativo. Sì, ci sono degli elementi della scrittura che mi piace indagare, lo faccio da sempre, fin da quando ho cominciato a pubblicare, cioè il modo in cui il libro può essere goduto, fruito, non deve essere semplicemente una questione, non è di fatto solo una questione di contenuto e di grammatica, deve essere anche una questione, e questo lo sto scoprendo piano piano sempre di più, anche una questione grafica, cioè di come questo romanzo, oggetto romanzo, viene percepito nelle mani. E quindi anche di come gli occhi si spostano sulla pagina, di come il racconto viene sdipanato davanti ai nostri occhi in una certa forma, di a capo, certe virgole, certi due punti, certi esclamativi, e anche appunto un corsivo, uno stampatello o meno.
Nel caso specifico, sì, ti riferisci al fatto che molto spesso quando una cosa viene detta da un personaggio, ma non ad alta voce, viene detta a se stessa, questo io lo esprimo usando il corsivo. Molto spesso uso il personaggio per far parlare l'autore. Però questo è anche un po' un labirinto, perché invece poi spesso alcune cose che dicono i personaggi in corsivo io non sono d'accordo con loro. Per cui è appunto anche lì è un modo per indagare le mie stesse contraddizioni, che sono quelle che poi muovono qualsiasi elemento creativo, a mio parere. Cioè abbiamo bisogno di un elemento creativo quando abbiamo una contraddizione interiore. Credo che poi sia il motivo per cui esiste l'arte. Noi viviamo certe contraddizioni quotidianamente. A volte ci capita anche di sentire i corsivi. Cioè a volte ci sentiamo, mentre parliamo con qualcuno, dialoghiamo, ci spunta nell'orecchio una certa frase che qualcuno ha detto, qualcuno ha riferito, e quella frase in particolare ci rimane impressa. Questo cercare di inseguire la vita e di riproporla nella pagina per dare appunto di nuovo al lettore quella sua bolla che si sceglie di sera prima di dormire oppure nel pomeriggio sulla sua poltrona, quel tempo di piacere che è l'apertura di un libro e seguire la storia, la vita di qualcun altro e capire quali sono i suoi tormenti oltre che i nostri, e vedere se i nostri tormenti si rimbalzano a vicenda. Ecco, quello è uno degli elementi che mi interessa di più nell'immaginarmi dell'essere scrittore. Nel romanzo ci sono tanti richiami al tempo passato, che per noi chiaramente è il presente, no? Perché essendo ambientato nel 2047 c'è riferimento agli anni 20, addirittura anche agli anni 30. Però la cosa che chiaramente colpisce e succede spesso è trovare degli elementi, no, del passato, anche dei semplici oggetti. A un certo punto esce fuori questa chiavetta USB, no, questa cosa vintage, no, superatissima, perché chiaramente il romanzo è intriso di tecnologia, di domotica. Ora devo dire che la domotica è quasi presente, insomma, perché grazie anche agli speaker che abbiamo a casa, penso a Google, a Alexa, eccetera, veramente ormai interagiamo con le intelligenze artificiali, però chiaramente nel 2047 questa roba è portata all'estremo. E quindi è curioso perché appunto tu fai riferimento alla musica degli anni 20, ma addirittura a quella del secolo scorso, magari citando, non so, Jarrett, no? Sì. Quindi ecco, fa un po' impressione, ma la domanda che ti vorrei fare è questa: ma cos'è, un invito ad apprezzare, diciamo, di più il nostro presente e forse anche un po' il nostro passato? Questo è un elemento interessante che ho scoperto io stesso sorprendendomi mentre lavoravo su Elisabetta Russo. Adesso non voglio sembrare un po' eccessivo nell'affidare l'autore al personaggio, insomma è un po' romantico, però scrivendo ho scoperto con Elisabetta che la legge Genesi che ha portato sì a un mondo pacificato, perché di fatto è efficace questa legge nel controllare la criminalità. Io descrivo un mondo del 2047 che è sostanzialmente privo di criminalità. E però ho scoperto con Elisabetta che insieme a tutti questi assenti, come chiama lei a un certo punto verso la fine del libro, che non abbiamo conosciuto perché non sono mai nati, non sappiamo quanti di questi avrebbero scritto un romanzo epocale, quanti avrebbero composto una musica che avrebbe risollevato l'umore e lo spirito di tanti, quanti avrebbero dipinto un quadro. Elisabetta stessa, parlando con il suo collega scienziato, più vecchio, già più disilluso di lei, a un certo punto lui gli fa un elenco di persone che probabilmente hanno nella storia avuto il gene C, e allora probabilmente Caravaggio aveva il gene C. E probabilmente lo aveva, non so, Oppenheimer, se immaginiamo invece il dato scientifico, Carlo Gesualdo. Riflettendo su tutto questo, ho immaginato che anche la produzione artistica quindi risentiva di questi assenti. E allora il pensiero immediato è stato che Elisabetta Russo fosse una abbastanza annoiata dall'arte dei suoi contemporanei, e si riferisse a quella che aveva vissuto nei giorni passati, da giovane addirittura. Di fatto è quello che facciamo anche noi adesso, spesso, no? Ci chiamano musica, non so, dell'Ottocento, quando parliamo di musica classica, o i grandi classici del jazz, perché ne è appassionato, di già 50 anni fa o 70 anni fa.
nel 2047, che non è un tempo infinitamente lontano, anzi, lo volevo abbastanza riconoscibile, abbastanza vicino, ed è per questo che poi tante cose tecniche mi servivano per creare con il lettore un aggancio che fosse anche comprensibile. Credo che tutti noi abbiamo fatto, no, questo gioco di immaginazione, che per me è stato anche in parte di studio, e cioè vedere che cosa si andranno a inventare, no? È una frase che ci diciamo spesso. Tutto questo appartiene al fatto che tutto quello che succederà in futuro, non dico che è determinato da quello che siamo adesso, perché questo sarebbe un determinismo storico a cui io non credo totalmente. C'è una fonte di mistero, e questo però dipende anche dalle nostre scelte. Questo sì, questo è un tema centrale. Non siamo assolutamente privi di potere rispetto a quello che è. Allora, le invenzioni che io faccio sulla tecnologia, sull'arte, su quello che non accade, che accade e non ci piace, sono conseguenza di quello che è accaduto prima, e quello che è accaduto adesso influenzerà quello che nel 2047 sarà ormai accettato da tutti. Questo apre un discorso, che adesso non vorrei esagerare nel prendermi tempo, ma anche un discorso sulla morale del tempo, che era uno dei temi che pure mi ha preso tanto tempo di riflessione. La morale è adatta al proprio tempo, ovvero il tempo e la tecnologia porta con sé la propria stessa morale. E di conseguenza l'idea che tutte le donne in possesso di un feto con un gene C da 27 anni abortiranno, e questo non sarà per loro un problema, è una riflessione che fa nascere tanti altri interrogativi. E quindi questo mi sembrava proficuo quello che ho fatto. E sono d'accordo con te, e tra l'altro tu non vuoi parlare del messaggio dell'autore rispetto al lettore, no, però devo dire che quello che hai appena detto, anche soprattutto relativamente alle scelte individuali che ognuno di noi appunto può fare, è diciamo sacrosanta verità. In realtà in tutti gli ambiti umani, sociali, politici, le scelte che ognuno di noi fa si ripercuotono sul futuro individuale e collettivo. Quindi in realtà forse la lezione che ho imparato è proprio questa. Io sono molto contento che la dici tu, perché io mi rifiuterò categoricamente di esprimere qualsiasi forma di messaggio, diciamo, tra virgolette, rispetto al romanzo. Posso dire che persino a me, che l'ho scritto, hanno fatto nascere una serie di questioni interrogative. Credo che poi alla fine questo sia già un risultato. Ultima domanda, e poi passiamo ad altro, perché non ci salutiamo qua. La domanda d'obbligo è sul titolo, Il blu delle rose. Il blu delle rose, perché con questo titolo non si sa cosa ci si aspetta. Tu mi dicevi che questo è un titolo che è nato dopo un po' di lavoro, nel senso sì. Non era la prima idea. No, è nato per approssimazioni successive. Intanto tutti sapete, no, che le rose blu non esistono in natura, e questo è uno degli elementi, perciò sta nel titolo, di vocazione per Elisabetta Russo. Lei comincia a interessarsi alla genetica proprio perché la incuriosisce il fatto che le rose di colore blu naturali non esistono. Allora comincia a studiare il motivo, comincia a capire che la genetica, la natura stessa fa delle scelte in qualche modo, o l'evoluzione le fa per lei, e però a un certo punto, ed è questo un fatto vero, accaduto nel 2013, credo, 14, una genetista italiana che lavorava all'epoca in Olanda ha scoperto un modo naturale, quindi non dipinto con l'inchiostro, ma nato dalla genetica, per far uscire le rose veramente blu. Questo passaggio per cui noi da umani riusciamo a piegare alla nostra volontà, la volontà della natura, è uno degli elementi di vocazione profonda per Elisabetta Russo, e quindi mi sembrava assolutamente giusto mettere questo elemento nel titolo. Diciamo, il passaggio è stato, ci sono state diverse, una delle risate che ci siamo fatti più spesso tra me e l'editore era che all'inizio qualcuno aveva proposto la rosa blu, però la rosa blu è un pezzo di Michele Zarrillo, come Ferruccio sa. E allora tutti quanti noi ci siamo chiesti, sarà il caso di chiamarlo una rosa blu? Non mi sentivo a mio agio con questo, non lo so, la sensazione che poi alle presentazioni dovevamo pure cantarlo, non lo so.
E allora tu abbiamo... tu non canti, assolutamente. Non tanto quella, diciamo. E quindi diciamo che poi appunto piano piano il discorso è stato, ed ha avuto anche una motivazione poi alla fine che ho scoperto più interessante, perché in particolare il blu, che è delle rose in particolare nella testa di Elisabetta, ma in realtà è un po' in tutta la sua ricerca e anche in certi momenti che lei definisce precisamente, che appunto chiama punti blu, che ritorna un po' sempre la sua vita. E allora il blu come apertura del titolo mi sembrava assolutamente giusto, e le rose non potevano mancare. Tony, io continuerei a parlare con te all'infinito, vabbè, poi proseguiamo magari stasera, eccetera. E direi che... Non so se c'è qualche curiosità che volete dire. Questo passaggio si deve fare. Si deve fare, ma siamo un po' stretti anche con i tempi. Allora no, basta domani. Tanto Tony rimane qua. Un libro, un romanzo assolutamente da leggere, anche per curiosità. Io stessa non sono, diciamo, una fanatica di questo genere, che lo so che non si... Dell'umanesimo. Però devo dire che, un po' perché andavo sul sicuro, perché sapevo di leggere un autore che comunque mi aveva già appassionato, e diciamo così lo consiglio, io lo posso dire, tu no, e quindi grazie, Tony, vado a Dio. Grazie.